Qua c'è una vittoria netta, senza ombre. Il dato più interessante è sicuramente quello del vantaggio accumulato e gestito bene. Era accaduto altre volte in questa stagione, ma poi si era sofferto, la squadra aveva sofferto nel finale. Primo dato, sicuramente questo. Avevamo voglia di vincere. Diciamo che la situazione di Molfetta ci era rimasta un po' sullo stomaco e quindi oggi avevamo voglia di vincere. Abbiamo inserito questi due ragazzi, quindi dobbiamo ringraziare ancora una volta la proprietà che riesce a metterci in una condizione positiva, ma non siamo ancora pronti al 100%. Quindi rispetto a domenica scorsa, dove abbiamo giocato con intensità 20 minuti, oggi ne abbiamo giocati 30. Fortunatamente questo ha prodotto un vantaggio che abbiamo saputo gestire nel corso della partita e dell'ultimo quarto, che purtroppo ci ha visti perdenti, anche perché insomma eravamo un po' stanchi, l'intensità è stata molto alta. Ora dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, sperando di recuperare anche gli altri che ci devono dare una mano, perché ora abbiamo due partite fuori casa che sono molto interessanti. Siamo costretti a guardare il tabellino, non possiamo farne a meno, anche perché sui giornali dobbiamo pubblicare quelli domani. Viene fuori che questo ragazzo appena arrivato ti mette dentro 25 punti e insieme a tutta la squadra contribuisce a vincere la partita. Obiettivamente questa è una cosa che ci ha sorpresi, forse meno te che l'avevi conosciuto, però per noi è una gran sorpresa. No, è un ragazzo interessante, è stato bravo, ma quello che mi piace soprattutto dei ragazzi, quindi Maximovic, Colombo, Mazzaresi, è soprattutto la voglia e l'atteggiamento che hanno. Si può anche sbagliare perché gli errori fanno parte del contesto. E quindi loro sono il nostro motore, loro sono il nostro motore e ci devono spingere ad fare qualcosina in più, in maniera tale da permettere ai grandi anche un po' di rifiatare e nello stesso tempo di essere più performanti nella fase clou della partita. Avete alzato l'intensità sia difensiva che offensiva, una squadra che ha alzato l'intensità per te? Sì, l'avevamo già fatto per 20 minuti a Molfetta. Solo che bisogna dare atto ai nostri avversari che sono stati più bravi. Questa sera siamo riusciti a contenere gli esterni di Altamura, che sono competitivi, e abbiamo giocato un po' su questa situazione qui. Ora l'errore che può fare in questo momento Stuni è pensare di aver risolto i problemi. I problemi ci sono, adesso dobbiamo arrivare a 40 minuti continuati di partita e dopo 3 settimane era quello che volevamo vedere. E quindi ci dobbiamo rituffare nelle nostre cose per essere competitivi quotidianamente. Anche perché avevi un giocatore che si chiama Tessitore che non hai potuto utilizzare, voglio dire, parliamo di una squadra, qualche rotazione ti è comunque mancata. Sì, Gennaro lo tenevamo pronto, fortunatamente non c'è stato bisogno, così abbiamo più tempo per effettuare un recupero sulla sua piccola problematica. No, io sono contento perché in questa settimana ho respirato dentro al palazzetto, grazie all'avvento dei nuovi e dei vecchi dirigenti, la capacità di essere un collante. Stuni deve essere un collante, deve portare avanti questa teoria per tutti i momenti, sia in quelli positivi che in quelli magari non positivi, anche perché la nostra ricostruzione parte un po' da dietro e quindi avremo necessità di tempo, ma il collante farà sempre la differenza. Un'ultima battuta, ma la consenti, su Scarponi, un giocatore che si è messo a disposizione della squadra. Tante volte l'abbiamo visto con le braccia al cielo, quasi a dire finalmente hai fatto quello che ti avevo chiesto. Non so se effettivamente è così, però l'abbiamo visto prendersi le giuste responsabilità, fintare il tiro, andare al tiro dalla media, insomma. No, anche lui sotto l'aspetto fisico è un po', si è ripreso, logicamente la sua capacità di mettere in difficoltà il suo diretto avversario è alta e noi la proviamo a sfruttarla al meglio, soprattutto nel momento in cui qualcuno si azzarda a fare un po' di zona, quindi dobbiamo essere molto più cinici e molto più attenti. È logico che nella nostra costruzione oggi abbiamo migliorato per 30 minuti. Una squadra che è scesa in campo convinta delle proprie potenzialità e che ha messo sul terreno l'agonismo, la cattiveria sportiva che serve per affrontare questo tipo di campionati. E dall'altro lato dobbiamo anche dire che i tifosi, la città e gli appassionati di pallacanestro hanno avuto in questi ultimi periodi, in particolare le ultime 2 settimane a cavallo del cambio di allenatore e quindi del cambio anche di gestione, che è un momento delicato, la pazienza di attendere il lavoro che naturalmente sono convinto che darà i propri frutti.
È chiaro, guardando il tabellino emerge chiaramente la novità di questo ragazzo che appena arriva a 25 punti e di fatto dà una scossa alla squadra, perché poi alla fine è innegabile che i due ragazzi, sia Maksimovic che Colombo, abbiano dato una vera e propria iniezione di energia a questa squadra. È impressionante come loro si siano subito calati, al di là dei punti che ovviamente fanno parte della prestazione singola e che la coronano e la impreziosiscono. Quello che impressiona è come si siano calati fisicamente e mentalmente all'interno di un contesto, di un campionato che non è assolutamente facile e che però hanno dimostrato di poter affrontare con grande determinazione, perché hanno messo in campo quelle caratteristiche che dicevo prima, cioè la cattiveria e l'agonismo sportivo, che sono assolutamente indispensabili, imprescindibili per questa Serie C Gold, perché le squadre che riescono ad arrivare in fondo e ad essere competitive non possono assolutamente fare a meno di utilizzare e di avere questo tipo di connotati. Ultima battuta, tu hai giocato fino all'anno scorso in questo campionato, Mola può essere la sorpresa di questa prima parte del torneo, penso siamo d'accordo, domenica prossima andate a giocare proprio contro questa squadra. Sì, io ti dicevo, ti esprimevo quel tipo di giudizio in ordine alla positiva interpretazione da parte dei nuovi anche del loro ruolo, proprio perché avendo giocato conosco quelli che sono i ritmi, quelli che sono le dinamiche all'interno del terreno di gioco. Mola è una di quelle squadre che sta dimostrando anche con i risultati, nonostante non sia partita e non sia una di quelle candidate probabilmente a vincere il campionato, però è una squadra che sta dando del filo da torcere a tutte le concorrenti e che si sta giocando tutte le partite, e quindi ritengo che sia un test molto importante e allo stesso tempo delicato per noi, che però se affrontiamo con questa mentalità potremmo sicuramente superare.